Shadows from the Walls of Death. Letteralmente ombre dalle pareti della morte. È un libro realizzato dal chimico Robert Ghezzi nel 1874. Ho detto realizzato e non scritto perché non è altro che un collage di carte da parati, una sorta di campionario. Perché quindi questo titolo così angosciante? Benvenuti su Chimica in pillole, dove parliamo di chimica nel quotidiano, odori e botanica. Oggi ci addentriamo nel mistero di uno dei libri più velenosi al mondo, o così almeno si dice. Un libro di campionario di carte da parati, dicevamo. Se lo sfogliassimo potremmo notare una cosa che tutte queste carte da parati hanno in comune, ovvero un bel colore verde brillante. Ma per sfogliarlo avremo bisogno dei guanti, perché questo verde si otteneva con un elemento piuttosto famoso, anzi direi piuttosto famigerato, ovvero l'arsenico. Uno di questi verdi era chiamato verde di Scheele. Nel 1775 Carl Wilhelm Scheele mise a punto una tecnica per produrre un pigmento molto duraturo di un bel verde brillante, poi denominato appunto verde di Scheele o verde svedese. Scheele non ha avuto una vita lunga, arrivando a malapena a superare i 40 anni, ma ha fatto scoperte sorprendenti nella sua vita, considerando che lavorava anche nel retrobottega di una farmacia. Si alternava tra la chimica organica e la chimica inorganica. Nel suo laboratorio ha fatto molti esperimenti, isolando per primo l'ossigeno e studiando il suo comportamento nella combustione. Scheele ha scoperto inoltre il tungsteno, il molibdeno, l'azoto, il cloro e il manganese. Ha studiato le proprietà di diversi acidi come l'acido lattico, l'acido cianidrico, l'acido gallico e l'acido fluoridrico. Il pigmento verde che ha ottenuto potrebbe sembrare una ricerca, diciamo, minore, meno importante in campo chimico rispetto a tutto quello che abbiamo nominato fino adesso, ma sicuramente questo risultato ha avuto un impatto enorme sull'arte, sulla moda e sul costume. Si trattava di una miscela di arseniti di rame, indicata in generale con questa formula approssimativa. Questo colore è stato il risultato inatteso di ricerche che avevano uno scopo completamente diverso. Ma Scheele non era nuovo a questo. Già nel 1770, mentre tentava di ottenere la soda direttamente dal sale da cucina, aveva ottenuto come sottoprodotto un ossicloruro di piombo di un bel colore giallo. Questo pigmento venne brevettato nel 1801 in Inghilterra, molti anni dopo la morte di Scheele, da James Turner, un produttore di sostanze chimiche. Questo colore è conosciuto come giallo di Turner. 5 anni dopo la sintesi di questo pigmento, mentre era intento a fare degli altri esperimenti sui composti dell'arsenico, ottenne per puro caso un pigmento verde, chiamato poi in seguito verde di Scheele. Questa volta la risonanza della scoperta fu molto maggiore e l'Accademia svedese delle scienze lo invitò a pubblicare un resoconto della sua scoperta. Questo colore ha letteralmente conquistato l'Europa dell'Ottocento. Risale a questo periodo la teoria dei colori di Goethe e per la prima volta il verde viene considerato un colore rassicurante e rilassante. Il verde di Scheele viene quindi modificato per ottenere quello che viene chiamato verde di Vienna o verde di Parigi. Il verde di Parigi è una polvere cristallina di un colore verde più brillante e più duraturo del verde di Scheele. Il nome verde di Parigi deriva dal fatto che fu utilizzato anche per derattizzare le fogne di Parigi, appunto. Questo pigmento verde veniva utilizzato per gilet, scarpe, guanti, pantaloni, candele, vernici, ma anche per decorazioni per torte, giocattoli per bambini e carte da parati, appunto. Sul finire del XIX secolo, più della metà delle carte da parati conteneva colori realizzati a base di arsenico. Questi colori, infatti, si potevano ottenere a basso costo e davano risultati di elevatissimo livello estetico. Scheele aveva pensato a questo colore per la tavolozza dei pittori, non certo per l'uso massiccio che per anni se ne fece in ogni ramo dell'industria. Prendiamo questo quadro, Donna che richiama. È quasi una fotografia della moda del tempo, delle case borghesi e alla moda, con le pareti dei salotti colorati di verde di Scheele. La carta da parati era molto di moda all'epoca e pare che a metà 800 ci fossero una cosa tipo 260 milioni di chilometri quadrati di carta da parati nella sola Gran Bretagna. Leopold Gmelin, un chimico tedesco, aveva individuato però una correlazione tra l'esposizione a tale tipologia di carta da parati e gravi sintomi patologici già nel 1839. Nel 1891 un medico italiano, Bartolomeo Gosio, aveva confermato che l'umidità delle pareti delle case e alcune muffe potevano metabolizzare l'arsenico per produrre un gas velenoso che fu poi identificato nel 1933 dal chimico Friedrich Challenger, che lo riconobbe come trimetilarsina.
Qualcuno ha anche ipotizzato che una morte illustre sia legata a questa carta da parati. Nel 1961, un'analisi condotta su un campione di capelli di Napoleone aveva rinvenuto una concentrazione di arsenico molto alta sui suoi capelli, mettendo in discussione che la sua morte fosse avvenuta per cause naturali. I conti sembrano quadrare, no? I sintomi mostrati da Napoleone nelle ultime settimane della sua vita erano effettivamente coerenti con l'avvelenamento d'arsenico e le carte da parati della sua tenuta sull'isola erano appunto colorate con pigmenti a base di arsenico. Dopo un lungo dibattito sulle cause della morte di Napoleone, è stato pubblicato nel 2011 uno studio che ha messo fine alla diatriba. L'avvelenamento per arsenico è stato escluso. Ma quindi perché la concentrazione di arsenico dei capelli di Napoleone è molto più alta rispetto a quello che consideriamo normale? In realtà non è solo il suo corpo ad avere livelli di arsenico alti, ma era un po' quello di tutti quanti. Questo grazie appunto alla carta da parati, agli oggetti e ai cosmetici. L'imperatore amava il colore verde, i suoi abiti e le sue tappezzerie delle pareti avevano appunto questo colore. E in più, la maggior parte dei cosmetici e delle polveri per capelli dell'epoca contenevano arsenico, ma a quello ci arriveremo. L'autopsia di Napoleone, che era stata condotta immediatamente dopo la sua morte, aveva concluso con grande sicurezza che fosse stato ucciso da un cancro allo stomaco, esattamente come era stato per suo padre e per due delle sue sorelle. Ma abbiamo detto che l'arsenico veniva utilizzato come cosmetico? Cerchiamo di capire da dove ha avuto origine tutto questo. Nel 1851, in un articolo del medico naturalista e viaggiatore svizzero von Tschudi, si parlò del curioso caso della Stiria, che è una regione austriaca dove, si diceva, gli abitanti facevano uso quotidiano di arsenico, senza morire. Ma qual era lo scopo? L'arsenico serviva, secondo le cronache dell'epoca, a mantenere una carnagione fresca e un aspetto più giovane, facilitando anche la respirazione in alta quota. Si diceva che gli abitanti della Stiria avessero iniziato con piccolissime quantità di veleno pari alla dimensione di una lenticchia, per poi alzare gradualmente la dose ogni giorno. In questo articolo si diceva anche che gli abitanti di questa regione fossero immuni a dosi che avrebbero potuto facilmente stroncare una persona comune. Ma in Inghilterra molti medici rimasero scettici di fronte a questa storia. Intanto, von Tschudi era più un viaggiatore che un medico e non aveva una formazione adeguata. Inoltre non c'erano prove scientifiche solide sulla questione dei mangiatori di arsenico, come venivano chiamati, ma era più un sentito dire. Il dibattito sui mangiatori di arsenico continuò per molti anni e molti hanno tentato di fornire ulteriori prove della pratica. Un chimico inglese sosteneva di aver ricevuto riscontri attendibili da parte dei dottori locali e delle analisi, a dimostrazione che l'arsenico veniva effettivamente consumato senza conseguenze. Le prove erano la bellissima pelle delle donne di questa regione, chiara e perfetta come si sognava tanto all'epoca. E nonostante non ci fossero prove o analisi di questo fenomeno, la letteratura medica e scientifica del periodo ci suggerisce che molti medici arrivarono ad accettare la validità di questi racconti. Questo accese i riflettori sulla questione arsenico, contribuendo a renderlo popolare nelle medicine e nei cosmetici. C'era scetticismo nei confronti di chi diceva che l'arsenico potesse essere pericoloso. Era diventato un vero e proprio trattamento medico e cosmetico. Nel periodo vittoriano veniva assunto come integratore per uso interno per migliorare la carnagione, con il risultato di una pelle bluastra e traslucida. Veniva prescritto per l'asma, per il tifo, per la malaria, per i dolori mestruali e per la sifilide. Sono arrivate fino ai giorni nostri pubblicità di cialde e saponi a base di arsenico per la bellezza della pelle. Alcuni sospettavano che l'arsenico potesse essere velenoso, ma solo se respirato. Nel 1863 ci fu un caso di cronaca di cui la stampa si occupò moltissimo. Vicino a Londra, nel giro di pochissimo tempo, morirono di una malattia misteriosa tutti e quattro i figli di un muratore, Richard Turner. Un medico piuttosto importante all'epoca si mise ad indagare e dopo aver sospettato difterite e acqua contaminata, notò il verde splendente della carta da parati della camera da letto e si ricordò di una teoria che circolava tra i medici, cioè che questi coloranti fossero tossici. Dall'autopsia dei bambini, dunque, si stabilì che si trattava di avvelenamento da arsenico. Ci fu anche un processo, il cui verdetto, molto discusso, fu di morte naturale. Da allora però molti fabbricanti di stoffe e arredatori smisero di utilizzare pigmenti con l'arsenico. E quindi abbiamo il nostro libro di Kelsey. Secondo il chimico, l'arsenico poteva avvelenare lentamente anche senza un contatto diretto. Collegò alla carta da parati verdi molte giovani morti misteriosi, ma anche dolori addominali, pelle scolorita e problemi al cuore.
Lo scopo di Kezzi era quello di richiamare l'attenzione sulla tossicità della tappezzeria, pubblicando un libro con i campioni delle carte da parati ritenute più pericolose e più diffuse. Molte copie furono distrutte da chi temeva di avvelenare i suoi lettori, ma la biblioteca della scuola medica dell'Università di Harvard ha digitalizzato il libro e l'ha reso disponibile online, innocuo per noi curiosi lettori. Nel 2004 il Journal of Environmental Monitoring ha pubblicato un documento che parla della tossicità della trimetilarsina, indagando in modo specifico la teoria originariamente proposta da Bartolomeo Gosio sui funghi della carta da parati che teoricamente potevano sviluppare un composto tossico e mortale. Mentre il nostro medico aveva dimostrato che i funghi della carta da parati potevano teoricamente riempire l'aria di trimetilarsina, strumenti più moderni hanno dimostrato che non è proprio così. Secondo gli autori di tale studio, infatti, la produzione di gas sarebbe stata estremamente improbabile anche nelle condizioni più ottimali per i funghi. Dunque, se non era colpa delle carte da parati, perché in quelle buie stanze ammuffite moriva un sacco di gente? La spiegazione più semplice è anche quella più probabile, ovvero le molte malattie dell'epoca. Abbiamo il tifo, abbiamo il colera, abbiamo la polmonite e similari. Forse quindi la carta da parati verde scele non ha davvero ucciso nessuno, né Napoleone né tantomeno dame e bambini. Forse però ha ucciso una persona, Carl Wilhelm Scheele. Egli infatti aveva l'abitudine, che sconsiglio a tutti quanti, di usare naso e lingua come strumenti di laboratorio e lo ha fatto per tutta la sua carriera. Questo lo ha esposto a sostanze molto pericolose come acido fluoridrico, piombo, mercurio e ovviamente arsenico. Anche per un uomo dell'epoca, la morte a 43 anni è considerata tragicamente prematura. Grazie di aver ascoltato fino a qui. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei video. Alla prossima!